L'esperienza di quest'anno, l'esperienza teatrale di quest'anno è stata interessante ma impegnativa. Il ballo in fa diesis minore, tratta da un'opera cinematografica, Il Settimo Sigillo, è stata reinterpretata e riscritta dal nostro regista Rocco Sestito. Antonius Bloch è il cavaliere. Cavaliere che torna dalla Terra Santa. È stato mutilato, è stata tagliata la lingua, ma che ha questi dialoghi con la morte, con cui gioca a scacchi, suo scudiero Jones, un personaggio sbruffone, allegro, fanfarone. Jones ha una sua umanità. È stata impegnativa perché quest'anno noi abbiamo affrontato uno spettacolo non facile. C'è la figura della predicatrice che evoca la catastrofe imminente, anzi già in atto. C'è questa figura del fabbro, una figura interessante perché alterna dei momenti di disperazione, di smarrimento di fronte alla donna che lui ama, che lo abbandona, a momenti in cui vuole farsi una ragione, vuole rifarsi una vita e lasciar perdere questa donna che l'ha abbandonato per l'istrione. L'infedeltà della moglie del fabbro, l'istrione seduttore, anche l'istrione è una figura per certi versi comica, ma poi si rivela per quello che è, c'è una figura tragica, una persona disperata. E c'è poi la figura della moglie che abbandona il fabbro e che si rende conto che l'istrione non è nient'altro che l'istrione, quindi ritorna sui suoi passi, ma amaramente. La strega, seviziata e uccisa, personaggio centrale che è formato da tre attrici che contemporaneamente si muovono e rappresentano la tragedia della strega. È la descrizione della fine dell'esecuzione della strega, con le torture, il dileggio, le violenze. La mamma del bambino che cerca di sfuggire invano alla peste, terribile per lei, naturalmente, non soltanto per lei, ma soprattutto per il figlio. C'è la figura della moglie di Antonius Bloch, anch'essa vittima della crociata, così come è stato vittima Antonius. C'è una grande figura tragica che è quella della donna che incontra Jones e Antonius e che li informa e cerca di far sì che si salvino da questa epidemia e che rappresenta in maniera tragica, efficacissima, la tragedia degli appestati. La descrizione del narratore che, citando brani dell'Apocalisse, rappresenta una colonna sonora, un filo che unisce tutta la narrazione. Ma la nostra soddisfazione di aver fatto un pezzo in cui siamo riusciti a rispettare i ritmi, i tempi, le battute, il testo che c'era stato dato. Io credo che sia stato uno spettacolo assolutamente ben riuscito, ci ha dato una grandissima soddisfazione.